consentitemi anche di fare un passo indietro, perché questa insomma è stata veramente un problema molto serio per la città, e il quadro che si era presentato era un quadro che prefigurava un disastro, cioè nel senso lavori che sarebbero arrivati fino a sotto Natale con un'arteria così importante. Cioè, noi abbiamo fatto in pochissime ore un lavoro duro, difficile, di grandissimo senso di squadra, di compattezza e di capacità. Abbiamo chiuso un accordo con la rete delle ferrovie, individuato una quantità di risorse idonee non solo a superare il pericolo in atto, ma a riqualificare l'intera galleria. Noi in massimo 10 giorni apriremo la galleria, e questo è un risultato davvero molto importante per la città. Quindi sono davvero soddisfatto e voglio ringraziare tutti, perché è stato un lavoro di serietà, di abnegazione e di assunzione, come sempre, di responsabilità importanti. Detto questo, ovviamente la delibera di ieri si accompagna anche ad altre misure, perché comunque avremo 10 giorni ancora di sofferenza in città, cui poi si accompagneranno un periodo poi complessivo di un'altra 2 mesi, forse un po' meno, in cui di notte si dovranno fare dei lavori, quindi comunque si dovranno adottare dei provvedimenti per la notte quando si dovrà lavorare, e anche soprattutto per domani sera e per martedì, per le 2 partite del Napoli, delle misure importanti per cercare di scongiurare situazioni di grave difficoltà nella mobilità. Poi, proprio perché la città ha subito un danno senza averne colpa, abbiamo chiesto fortemente a Tangenziale, al Ministero delle Infrastrutture, sino all'apertura della galleria, quindi tutto sommato per scarsi 10 giorni, di poter sospendere il pagamento del pedaggio dei caselli della Tangenziale. Ho anche personalmente parlato al telefono con il Ministro Del Rio, che ovviamente ringrazio anche per la disponibilità di avermi concesso sul punto un'interlocuzione telefonica. Mi hanno detto che avremmo fatto approfondimenti di tipo tecnico e anche di tipo finanziario, e insomma attendiamo chiaramente l'esito, che sinora almeno sono stati impegnati signori del Consiglio Metropolitano, non ho avuto però notizie. Chiaramente questa misura ha un senso se interviene questo fine settimana, se già dovesse intervenire lunedì probabilmente è tardivo, se è lunedì va bene lo stesso, ma ha un senso soprattutto in questi giorni di chiusura della galleria, perché serve soprattutto a evitare quelle situazioni di borgo che in questi giorni, con tutti gli sforzi che abbiamo messo in campo, un rallentamento in città si è comunque verificato. Lei ha visto da poco l'ordinanza sulla movida, sì. La depositerà a breve, ci può dire alcune misure che contiene? Sì, l'ordinanza l'avrei depositata stamattina, ma voi siete testimoni perché vi ho visto, siamo stati qui a lavorare in Consiglio Metropolitano dalle 11 sino ad ora, che sono appunto più o meno le ore 16:30, e quindi come adesso arrivo in ufficio firmo e deposito l'ordinanza su cui abbiamo lavorato fino a questa mattina. È un'ordinanza importante, voglio subito però sottolineare che non si faccia troppo un affidamento salvifico sull'ordinanza, cioè l'ordinanza non ha la capacità, il potere e la mission di risolvere tutti i problemi o i problemi che esistono connessi alla movida. Questa ordinanza tiene conto delle indicazioni che sono venute fuori nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tiene conto anche del dibattito che si è animato in città, nei luoghi istituzionali e anche non istituzionali. Noi fortemente crediamo che questa città debba avere quella maturità e quel senso di responsabilità di trovare un punto di equilibrio tra diritti che in questo momento appaiono distanti, che sono il diritto alla quiete, al riposo e alla sicurezza, il diritto alla mobilità, all'intrattenimento, al divertimento, allo stare insieme, a far parte di una comunità così importante in una città che sta avendo tra l'altro un'esplosione turistico-culturale di vitalità giovanile mai come in questo momento. Come lo si può fare non può dipendere solo da un'ordinanza. Quindi io mi attendo un contributo di maturità da parte di tutti, degli operatori commerciali, degli operatori economici, dei fruitori della movida, dei residenti. Qui noi stabiliamo delle
regole che sono frutto delle esperienze, delle indicazioni che sono venute fuori dal patto di convivenza civile che è stato già firmato da operatori economici e alcuni residenti, che è il frutto anche di altre consulte che ci sono state e che quindi vengono adesso ribadite anche nell'ordinanza. In più ci sono le sanzioni, che ovviamente negli accordi tra le parti, senza l'intervento formale dell'amministrazione, non c'è sanzione. Con queste ordinanze sono delle sanzioni che troverete. Mi sento di dire che non c'è nessun cambiamento di rotta da parte dell'amministrazione. Questa amministrazione non è contro la Movida, così come questa amministrazione vuole cercare, per quanto può fare insieme alle altre istituzioni, di garantire la sicurezza di tutti, compreso la stragrande maggioranza dei fruitori della Movida, e anche la sicurezza e la quiete di chi vuole riposare. Poi un ruolo fondamentale, viene scritto anche nell'ordinanza, lo devono avere le forze di polizia, perché poi i temi principali della Movida, è inutile che ci nascondiamo, sono legati al controllo del territorio, sia sotto il profilo della viabilità e della mobilità, e questo riguarda in particolare Bagnoli e Via Nello Falcone, ma anche con riguardo al controllo del territorio per prevenire fatti criminosi, come bottiglie di vetro che magari vengono spaccate in testa a qualcuno, o peggio ancora, persone che girano armate di coltelli o altro. Questo è un tema che nell'ordinanza il sindaco non è il comandante delle forze di polizia, però ho dato delle indicazioni precise, noi siamo soddisfatti, e chi viola regole importanti subisce in alcuni casi anche delle sanzioni gravi fino alla chiusura dell'esercizio commerciale. Quindi crediamo di aver trovato un punto di equilibrio, non si va verso una desertificazione notturna della città, anzi, quando vedrete gli orari vi renderete conto che una città come Napoli deve avere l'ambizione di vivere H24 contemperando diritti e interessi di tutti. L'ultima cosa, però, lasciamo andare: oggi è morto il dottor Rina, sì, grande capo della mafia dell'Italia. Ha conosciuto, lei si sente di più? Se ne va quello che viene considerato il capo, o comunque uno dei capi di Cosa Nostra, condannato per fatti di una gravità inaudita, stava scontando in carcere, se non ricordo male, 26 ergastoli, persona che non ha mai mostrato benché minimo cedimento, quindi persona crudele, un criminale, che non solo ha fatto soffrire le vittime, ma ha attentato anche alla tenuta democratica del nostro paese. Con lui se ne vanno però anche dei misteri, perché noi dobbiamo capire che cosa c'è stato in quella stagione, soprattutto del 92-93, delle bombe, e qual è stato il ruolo di pezzi dello Stato. Tant'è vero che è in corso un processo sulla trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. Quello che è grave, anche negli ultimi tempi, dottor Rina, nonostante malato, mandava dal carcere in 41 bis messaggi di morte nei confronti di un pubblico ministero onesto e coraggioso come Nino Di Matteo, che è stato il titolare delle indagini sul procedimento tra uno dei titolari delle indagini sul procedimento penale tra la trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. Quindi questa è la riflessione che mi sento di fare con riferimento alla morte di Dottor Rina. Grazie a voi.